Buongiorno a tutti, vorrei fare una rapida e semplice introduzione ai cambiamenti apportati all'update 7.29 di Dota 2. Partiamo un po' leggendo rapidamente gli update generali, fermandoci su quelli con effetti immediati più notevoli sul gameplay. Il primo cambiamento è sicuramente la mappa. Sulla mappa, sul sito abbiamo una fantastica dimostrazione di come funziona, ma quali sono gli effetti e quali sono i cambiamenti che effettivamente ci importano. Allora, ci sono molti più alberi. Questo rende più facile il juking, più safe alcuni spot. E gli alberi sono anche più difficili da distruggere, molte spell non rompono più alberi e altre ne rompono meno. Un'altra cosa molto importante è che il mid camp che c'era in mid è molto più distante, mentre è rimasto vicino semplicemente il mid camp, no, lo small camp. Di conseguenza è molto facile per un midder farmare lo small camp, ma è difficile farmare altro. E di conseguenza il GPM è probabilmente diminuito e i midder sono più portati a lasciare la mid lane a dei support per spostarsi in jungle, ruotare. Risulta anche più facile pullare lo small camp rispetto a prima. E si può pullare e staccare allo stesso tempo, anche se non ho messo una clip. Il campo è però anche più facile da contestare per il posizione 4. Infine, i tre campi della primary jungle di entrambi i team circondano l'outpost. Questi li rende più facili da controllare per il team che prende controllo della jungle avversaria, più facili da difendere per chiunque abbia quella zona, perché qualunque alleato può teletrasportarsi all'outpost se si viene gankati mentre si farma. A proposito di outpost, non è più un obiettivo da prendere o scoccare del fatidico momento in cui darà XP, in cui dà tutta la botta di XP, perché questo avviene ogni minuto, e quindi è più un elemento da tenere sotto controllo nel momento in cui si ha una certa parte di mappa. Un altro obiettivo più presente sono le rune, le bounty. Il primo set spawna al posto delle power rune, e questo porta spesso a dei fight all'inizio, a delle piccole skirmaglie, e spawna anche nel proprio triangolo. E da quel momento in poi spawna ogni 3 minuti nel proprio triangolo. Questo, il 3 minuti, permette di avere un bersaglio, un obiettivo diverso dalle power rune, che a volte coincide, a volte no. Per esempio, a 6 minuti coincide, ma a 9 no. A 12 coincide di nuovo. E allo stesso tempo è un bersaglio che non coincide più con il giorno e la notte, quindi alcune bounty sono più sicure di altre. Per esempio, la runa dei 6 minuti è probabilmente un ottimo bersaglio di una smoke, dato che i core cominciano a volersi levare dalla lane, i support cominciano a voler ruotare, magari il mid avversario che perde la power rune ed è super low sta cercando un bot refill, pam, si trova una smoke e il suo game è distrutto. Oppure a 9 minuti uccidete qualcuno, lui tippa da una parte, voi andate dall'altra parte della mappa e con la catapulta prendete la prima T1. Stiamo parlando di rune, le classiche power rune dai minuti 2-4 sono state sostituite da una coppia di power rune, Jhay e Water rune, che spawnano entrambi le location dove si troveranno le power rune, forniscono HP e mana e riempiono la bottiglia. Questo riduce drasticamente l'RNG, poteva spostare radicalmente l'equilibrio di una mid lane, dove si doveva tirare una moneta, sperare di trovare la runa, e si rischiava di perdere la lane, perché anche se si aveva giocato molto meglio fino a quel momento, o si aveva un matchup favorevole, perché sa del nemico era full HP e mana, con un double damage. Dai 6 minuti in poi spawnerà una singola classica power rune. Questo rende anche la bottiglia un oggetto più viable, infatti è stata nerfata, fornisce meno HP e mana regen e costa di più. Sono altri piccoli elementi che sono poco impattanti ma comunque degni di nota. Per esempio, se il team nemico è in vantaggio si uccide un eroe, si uccidono più assist gold di prima, e questo dipende dal network del team, non dell'eroe. Questo rende pick off su support più utile in situazioni di comeback. Un altro elemento è che al secondo rush, e solo al secondo rush, viene rilasciata una Aghanim Shard consumabile, che può essere molto utile per concludere un game. Spesso si è in vantaggio, si fa un rush, si prende la mappa, al secondo rush si sale ai ground. Un Aghanim Shard sul personaggio giusto può aiutare. Sono anche stornate le stats livellabili, simili a come erano prima di della 7.00, che si possono prendere al posto di skill e talenti, e verranno presi in automatico quando non c'è un'alternativa. I talenti invece vengono sbloccati uno alla volta, il talento del 10 viene sbloccato al 27, il talento del 15 al 28, quello non preso ovviamente, al 29 e al 30, rendendo meno impattante il power spike del 30. È una cosa che io speravo molto di vedere e sono contento di aver visto. E un altro elemento che speravo di vedere, ma non mi aspettavo, cioè non così palesemente riconosciuto e addressed e gestito come problema, è quello del
del power creep del Moomin Speed. C'era troppi personaggi velocissimi, c'erano troppi personaggi con infinito range. Mi ricordo TI9, Tidehunter più Wisp, Game 2 mi sembra, o Game 3, Game 3. OG, IG o IG Paris Saint-Germain, non mi ricordo. E letteralmente la line è Various cast range and move speeds are inside items abilities have been replaced or toned down and toned down. E a me piace un dot attivo, ma la mobility era troppa. Tra gli elementi significativi nerfati vi sono Sweep Link, l'Abyssal che non ha più il mini blink, e altri oggetti, altri eroi. Tutti i talenti del cast range sono stati tolti. Tutti i talenti del Moomin Speed sono stati tolti. Personaggi tipo Weaver, Windranger, Wisp che potevano arrivare, andare oltre il cap del Moon Speed, adesso arriveranno a massima Moon Speed. Per esempio il talento del 25 del Weaver che gli dava più 150 di Moon Speed in Shukuchi, adesso gli dà due cariche su Shukuchi, quindi hanno risolto un po' questo problema, hanno allentato un po' il gioco. Passando quindi appunto agli oggetti, ho citato tutti i problemi, ho citato la Beastblade, non citerò tutti i nerf, i buff eccetera, ma c'è una cosa importante. La primavera grande tragedia dello stato, cioè il Ring of Fog, il Pullman Shield, avevano fatto male, ma mai quanto il Necronomicon. Non sarei Necronomicon. Dimenticato Necronomicon, addio! Non più avanti cosa significa per loro che lo buildavano, ma in generale per gli altri personaggi permette un warding più creativo per terra. E unito ai cliff che si sono aggiunti sulla mappa, alcuni sono stati persi, ma di più sono stati guadagnati, si fornisce molta più creatività e possibilità di support per la vision. Sempre parlando di oggetti, i pulled tango svaniscono dopo 40 secondi. Quindi non ci sarà più gif mid please. Peccato, era un meme ormai, era un classico. Dutragos. E quindi i mid dovranno comprarsi i tango. Oppure, una cosa che ho notato perché mi è stata fatta e ho detto, ma si può fare così. Tendenzialmente ci si porta un branch per mangiare il pulled tango. Perché di solito aveva tanto cooldown. Cioè, ancora tanto cooldown. E adesso, quale sarà la mossa? Ci si porta un branch, si va a fare fight livello 1, ci si fa dare un tango, si va in lane, entro 40 secondi si comincia a menare un po' tra i dare hit, si mangia quel tango, che tanto dura al doppio, e si ha la regen per. Quindi io sconsiglio di farsi pullare un tango. Abbiamo buff e nerf, che appunto non perdo tempo a leggere, però di importante abbiamo che il divine ripieno dà più true strike. Ha più 50 di danno, ma non dà true strike, che era molto importante. Bonus del true strike dell'MKBK, adesso non è al 100%, ricordiamo, da un po' di anni, adesso è maggiore, da 60-80 mi sembra. Il primo hit della Witchblade ha true strike, guadagna sniper con la nuova E, la turret mod, possiamo chiamarla true strike, oltre che una percentuale più alta di proc area headshot. Però non c'è più un oggetto di effettivamente True Strike. Questo uccide il Divine Rapier. Perché il Divine Rapier era così forte? No, forse non lo uccide, forse è ancora forte. 150 di danno non sono pochi. Perché ormai il gioco era molto diventato che. Quando è che si comprava Divine Rapier? In due situazioni. Nelle quali. Però la condizione era questa: se con questo oggetto non vinco, ho perso. Cosa mi cambia se perdo il Rapier quindi? Niente. Situazione numero uno è ho l'ultimo power spike del mio personaggio. Se non vinco adesso, tipo sono contro un super late carry, dei personaggi che scalano meglio di me, io sono un Jug, devo chiudere la partita adesso. O compro il Rapier e finisco la partita, o perdo. Se perdo il Rapier cosa me ne frega? Altra situazione è sto perdendo, sono in una situazione disperata, compro il Rapier, magari recupero. Ecco, adesso non posso più farlo al posto. Cioè adesso mi serve un MKB, perché prima dava davvero tanto. Anche neutrali, se non si è ricevuto dei leggeri tweak che non toccherò, faccio solo notare che non c'è più la Jelly. Allora, parliamo degli eroi. Anche qui così non ho voglia e non credo sia utile parlare di tutti i buff e i nerf dei piccoli personaggi, soprattutto perché in pub a livello basso non servono. Però ci sono dei personaggi che non sono stati buffati o nerfati, ma sono stati completamente cambiati. Cioè che, a causa della mancanza del Necronomicon, le riassumiamo, sono completamente diversi. Il primo è ovviamente il Beastmaster, andando in ordine alfabetico, il primo personaggio che ti dà Necronomicon. Se prima Necronomicon era obbligatorio in game, non potevi non farlo. Adesso abbiamo il Dominator, parleremo con l'Arcan, ma soprattutto la Pilkon Aghanim. La Pilkon Aghanim è davvero forte, secondo me è tanto forte. L'ho provata l'altro giorno, ho fatto altri oggetti di merda, ho giocato malissimo e abbiamo perso, però era davvero tanto. Quelle asce sono forti, le hanno buffate nel corso degli ultimi anni. La gente, nessuno si rendeva più conto di cosa facesse perché si andava 0441 Necro push. Quelle asce sono forti, fanno malissimo, hanno poco cooldown, costano pochissimo mana, mi sembra 65. Altro personaggio che c'entra un po' con gli altri perché sono tutte summon, ma
non è un Necronomicon Builder, è la Broodmother. La Broodmother è stata reworkata. Lo Spawn Spiderling adesso è l'ultimate. La sua vecchia shard è un'attiva ed è una sua spell normale. E l'ultimate vecchia è un'attiva. E Incapacitated Bite è stato incorporato nelle altre spell. Non ho idea di come questa cambierà, avrà effetto su di essa. Adesso ha un win rate disastroso, ma immagino che ci siano due motivi. Uno, prima il win rate fosse altissimo perché era inflazionatissimo da Smurf e Booster, e due, la gente non ha idea di come giocarla. Bisogna vedere se effettivamente funziona o se fa schifo così. Ho bisogno di shard, eccetera. Abbiamo tanti talenti cambiati, shard cambiate, rework di spell. Leggere, per esempio la VD Sniper, buff e nerfata, come ho detto, dal tiro. Le shard in particolare che mi sono segnato sono shard ICM, che la fa camminare durante l'ulti, shard di Dazzle che exa il primo proc della Q, che tra l'altro fa danno instant, quindi cancella i blink, non potete più blinkare dopo la Q di Dazzle. Grimstroke, la sua nuova shard, non è più quella orrenda spell nuova, ma è un boost a lei, che la fa curare. Legion ha un mini BKB quando si cura, Lion ha un mini BKB e una terza OE, e in più può dare mana agli alleati col talento al 20. Il Meepo può fare sugli alleati con la Shard, peccato, mi piaceva l'altra, cioè non l'ho mai buildata, però mi piaceva l'idea di avere Geostrike nel game. Necro può usare la W su alleati o nemici con la sua Shard adesso. Alla Phoenix hanno tolto la vecchia Shard forte, hanno tolto il talento per di usare Sunray in Supernova, che adesso Shard, Sky guadagna armatura int, Slark ha la vecchio Aghanim, Ursa ha un mini enrage sulla Q e probabilmente potrebbero esserci altri, ma non li ho notati, comunque non sono troppo importanti. Secondo Necro Carrier o Lycan, cosa fa Lycan adesso? Beh, prima di tutto può fare due elmi, prendere prima un lupo, oltre ai suoi due petti, prende un Alpha Wolf, gli dà un sacco di danno, poi quando ha l'elmo, come si chiama? Uno nuovo, l'elmo 2. Devo cercarlo. Non so che era. Ok, è il mob di Overlord. Quando è il mob di Overlord, può prendere due Ancient e andare con quelli. Oppure può fare una normalissima build a right click. C'è stato un periodo in cui si faceva. L'arma è stato buffato e è abbastanza viable. Un altro personaggio che beneficia indirettamente dalla sparizione del Necronomicon sono i Tekkis. E hanno ricevuto anche altri buff. Giocateli. Li ho provati recentemente, divertentissimi, vabbè. Terzo ultimo principale, Necro Carrier Enigma. Enigma è un po' meno famoso di altri due come Necro Carrier, ma era davvero forte in competitive. È stato anche abbastanza distrutto dal nerf della V, dato che adesso ha un cooldown maggiorato fino al 4, quindi non si può, per esempio, prima wave mangiare prima il melee, poi bloccarla con i creep, dopo mangiare anche il range, dopo mangiare un range ad ogni wave. Però ormai la sua Q era stata molto buffata, sì, era spesso perché è stata in posizione 5, secondo me è ancora viable. E al posto del Necronomicon, per avere un oggetto di idea stat simili, build-up simile, funzione simile, c'è il Meteor Hammer, si può channelizzare con la Q, fighissimo. Secondo me Enigma sarà molto più debole di prima, no, sarà più debole di prima, però comunque rimane un personaggio che può vincere tre teamfight di fila, in late game due teamfight di fila. Rimane, il Black Hole rimane, non è più il laner della Madonna di prima, ma rimane forte. Con Lady Martelli arriviamo a Dawnbreaker. Cosa devo dire? La mia prima espressione è stata meh. Un altro raro umanoide con un modello mediocre, con una lore che non sembra interessante e anche qualcosa di weird. Però ho capito che forse è evoluto. Cioè, alla fine lei è una creatura pseudo-robotica creata dai Children of Light, la specie di successori spirituali di Keeper of the Light, che deve dare questa impressione di essere un po' weird, un po' non un troppo umana, un po' strana. Perché lei è un essere artificiale, un po' tipo il Rubik. Infatti lei è una line, quando si riferisce al Rubik, dice mi ci rivedo in te, anche se tu sei solo una versione di me, giovane. E questo è molto figo. Ha anche molte altre line, essendo una creatura ancestrale, conosce per esempio il Titan, conosce il Void Spirit, trattato tipo più o meno come dei bambini. Dice i vostri dei sono un po' ridicoli. O sono semidei più che altro, tipo dice al Tide rispetto a Maeron, immagino. Ma non ho approfondito ancora troppo gli elementi sulla sua lore. Non mi sembra ci siano frasi molto interessanti su personaggi nuovi, però ovviamente ci sono. E il suo kit è molto semplice, ma straordinariamente figo. La Q è uno stun che critta e clicca. Applica 3 di click.
È abbastanza difficile da usare, facile da doggiare, ma quando colpisce fa male. Poi ha una nuke che le dà DPS, AOE e mobility, che è bellissima, esteticamente molto figa da usare. La terza appunto è quella che le dà... No, si è sinergizza con l'acqua perché le dà un terzo al quarto hit, 2-3, o al quarto o al terzo hit, boh, non ho ben capito, un crit e un heal AOE. Infine la sua ulti, che a livello di numeri è leggermente underwhelming, però è globale, è fighissima, è praticamente un TP globale con un pochino di channelizzazione, nella quale si tippa, cura, fa danno e stunna dove arriva. E il mondo sta ancora cercando di capire come funzioni. Quale posizione giocare, però attacca e mi sono divertito un sacco. Lo ritengo personalmente uno dei migliori più fighi usciti di recente e consiglio davvero di provarlo. E questo è fatto. Everything.